chiusura anticipata del Grande Fratello VIP, Mediaset replica al Moige foto, video. Ha fatto molto discutere la petizione online avviata dal Moige nella quale si richiedeva la chiusura anticipata del Grande Fratello VIP, giudicato dall'Associazione dei Genitori un programma squallido, volgare e che non merita di essere nel palinsesto di nessuna rete TV. La petizione, rivolta a Pier Silvio Berlusconi e agli inserzionisti che inseriscono i loro spot nella trasmissione, al momento ha raccolto 3.200 firme e il numero è in crescita, è arrivata però anche la risposta da parte di Mediaset tramite comunicato stampa. Tutti i programmi Mediaset rispettano le norme e i principi che regolano il sistema radiotelevisivo. E non potrebbe essere altrimenti dal punto di vista legale, scrive Mediaset, è comprensibile che singole associazioni possano non apprezzare alcune trasmissioni e in questi casi esistono due diversi livelli di protezione, il telecomando e il sistema parental control che assicura a ogni famiglia la possibilità di regolare l'accesso televisivo ai minori. Mediaset termina così la nota stampa, pretendere oggi di chiudere programmi televisivi suona assurdo e anacronistico, quando il vero tema riguarda l'accesso indiscriminato del pubblico di ogni età al mondo internet su cui non è esercitato alcun controllo. Il Moige prosegue nella sua campagna, che a dire la verità non è nuova, già in passato il movimento si era scagliato contro il Grande Fratello e non solo. Ogni anno infatti l'associazione pubblica la sua guida TV Un anno di zapping, recensendo 300 programmi e premiando quelli più meritevoli, ma anche segnalando quelli giudicati inappropriati, fra questi, lo scorso anno, Grande Fratello VIP, Uomini e Donne, Dalla Vostra Parte e Recupero Crediti, D-Max.